Bene ragazzi, bentornati nella Follow HC, benvenuti nel quarto episodio. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati che io ero rimasto intrappolato in caverna senza picconi e qualcuno doveva venirmi a salvare. Chissà se mi verranno a salvare, lo scopriremo in questo episodio e mi raccomando, lasciate un bellissimo mi piace. Vi ricordo che quando uscirà questo video io sarò al Games Week a Milano, quindi venite a trovarmi, a trovarci e comprate le mie bellissime magliette che sono bellissimissimissimissime. Quindi lasciate un bellissimo mi piace e sempre comunque hashtag Team Rosa. Scrivetelo ovunque, ovunque. Vai con la sigla. Oh, questo episodio è quello decisivo, ragazzi. Sì, decisivo. Mamma, l'aspirapolvere in questo episodio, no, eh? Che palle. Regà, venitemi a salvare, vi prego. Senti, allora, se tu hai voglia di aspettare altri 2 minuti, ti vengo a salvare io. Ma che sono 2 minuti fermo qua? Io sto facendo una cosa importantissima e tutti quelli che guardano i miei visuali lo stanno vedendo. Ossia, cosa stai facendo? Sto scavando la cobblestone. Ma no, man. No, dai, ti vengo a prendere, tranquillo, tranquillo. Però voglio un bacino. Dove sei finito? Non sei più dove eri prima. Sto tornando adesso. Non sei più quello di prima. E vabbè, allora ben, eccomi. E shiftati pure, così guarda, ti vedo meglio. Grazie, Dano. Una scaletta, per favore? Grazie. Guarda, pure la pappa pronta, ma farei schifo, eh? Ma i diamanti? La prossima volta. Sì. Senti, ti devo dedicare una cosa. Minchia, la finestra. Ah, sì? È stata ah, Charlie, sì. Ah, è stata sì. Charlie. Ok. Volete sapere una cosa? La mia ragazza mi ha insegnato a fare i rutti finti. È un qualcosa di splendido. Ragazzi, cioè, lei... sono sempre qui, aiutatemi. Li sa fare a comando e mi ha insegnato a farli. È una cosa un po' strana, Tano. Ah. Senti, e facciamo così. Tu lo fai anche per me il piccone, però. Ah! Ne voglio uno anch'io. Mi sembra il minimo. Scusa, ti devi attirare. Ti vengo a salvare, cavolo. Raga, direi di uscire adesso. Sì, io sono sopra. Ah, sei sopra? Io sono sopra che ho un po' alberi. Ragazzi, allora facciamo così. Scavo gli ultimi 3 blocchi. Sono quelli fortunati. 1, 2. Piena di diamanti. Cuociamo il ferro. E l'oro, scusate. Tano, ma allora, ferro. Tutti sti zombie da dove vengono? I zombie, man. No, ma tipo, sono appena arrivati 2 zombie dallo stesso buco. La zona fornaci definitiva. Perfetto, vai, perfetto. Ma io, allora, io l'incudine ce l'ho già. L'altro ferro che dobbiamo cuocere serve no, per... No, vieni, te viene assolutamente qua, c'è dell'oro che non riesco più a prendere. Aspetta, ah no, me lo faccio al volo, me lo faccio al volo, tranquillo, non ho bisogno di te in verità. Ah, era okay. Tutta una finzione. Comunque ragazzi, ho 30 pezzi d'oro. Io ho creato la stazione fornace definitiva, Che top! Quando vuoi... Però ma pure salire. I creeper nello... Dai, esplodi, puttana. Quando vuoi, Tano, è pronto. Allora, senti... Ma che cazzo... Vabbè, ok, no, va benissimo. Quante fornaci hai fatto? 12. Ci sta. Va benissimo, guarda. Io si metto tutto un così. Blocco di carbone a ogni cosa, Sì, sì, va bene. Vai, dividiamo così, facciamo prima. Ok. Ma non le stai mettendo? Ok, sì, perfetto. Perfetto, man, perfetto. Ok. Io... Un blocco di carbone ne cuoce 8, vero? Sì, sì, infatti. Io ho una mela. Ma non l'hai mangiata? Ah, una mela quella normale. Dorata, sì, ho trovato una mela normale, quindi volendo posso già farla dorata e mangiare, però intanto non lo faccio. Io vado a rubarmi un po' di esperienza dai redstone. Sì, fai bene. Sì, sì, fammi. perfetto. Anch'io la prendo qua dal coal che è vero, perché comunque un pochettino non guasta mai, perché se mancano i livelli, ciao. Anzi, io la rubo dalle fornaci. Raga, ma il flint and steel ce lo facciamo? Ah, non ci abbiamo un cazzo. Perché? Io mi faccio le secchi di lava. Le secchi di lava sono meglio perché li rallenti proprio per bene. Mm-hmm. Cioè, si incastrano nella lava. Mentre il flint and steel ci volano sopra. Sì. Se proprio vogliamo comunque il danno lo fa, diciamolo, Sì, sì, certo. Però la lava, se una persona è sprovvista di secchio d'acqua sulla barra, sulla hotbar, gli fa più danno. Mm-hmm. Raga, mi sta passando la rotina sotto casa. Lo sento. Sei serio? vabbè, dai. La rotina? Ma sì, esistono ancora? Oh, rotta coltelli, ripara cucine a gas. Ma davvero esistono ancora gli arrotini? Man, a quanto pare. Oh mio Dio, non sapevo. Nemmeno io, pensate. Oh, io qua riempio tutti i secchi di lava, One, e two, ferro 4. Che avanza, quanto ne abbiamo? Io ho 12. Io l'ho appena spiegato per fare 4 secchi di lava. Ok, minchia, 4? Sì, sei sa mai, no?
Sì, infatti, c'è. Ci sta. Ok, che si fa? Si sale? Abbiamo preso tutto. Sì, saliamo. Facciamo altre, facciamo altre spade di ferro, raga, per gli enchanting. No, ma quello facciamo dopo. Prima cerchiamo le mucche. Quindi, ok, raga, ho 3 mele. Real. Quanto oro hai tu, Tano? Troppo. Troppo cosa mi significa quantitativamente? 5 pezzi, 4. Ah, figa, troppissimo. Raga, quel posto laggiù mi ispira troppo. Ben, qua dietro, Teo. No, ma quel posto laggiù mi ispira troppo. E invece non ci vai, Posso andarci un secondo? No, ci muori. Non bisogna rischiare, siamo messi bene, bisogna trovare soltanto le mucche. Si incanta tutto. Si incanta e poi siamo pronti. E poi sbam. Sono andato su HCTV. No, no, mi ha preso un arciere di merda. Una perché non vi ho ascoltato? Tappa tutti i blocchi, ma... No, ok, sto salendo, sono scappato, mi sono mentito. Man, cosa mi combini? Allora, Tecca ha perso mezza vita, raga, anche Eren. Cosa? Ha perso vita? C'è solo Sbucci che secondo me si è nascosto tutti i episodi. Sbucci Iron Man, incredibile. Ma sta giocando Sbucci. Sì, si è nascosto. No, Tano, passami l'oro. Invece d'oro, cazzeggiare, battiamo tutti gli altri. Uomo, passami l'oro. No, non te lo passo. Sì, l'Iron Man è tipo una, è la statistica... Diciamo che viene attribuita a colui che prende danno per ultimo. È una sorta di... Cioè, è un qualcosa che... Non è che nessuno vince niente. Però, semplicemente... Tano, posso l'oro così faccio le mele che ne ho da 3? Quanto ne vuoi? Ti ero, ho altro oro se vuoi. Datemi tutto l'oro che avete così faccio le mele. Sai perché? Perché lui me l'ha rubato. Ma che non è vero. Sì, è vero. Tano, io l'ho messo nelle fornace e tu me lo rubi. E quanto te ne avanza, Tano, poi di oro? Oh, mela. Ok, io ne ho già 3, per dire. Hai 3 mele? Ah no, vabbè, con quelle che... Sì, ok, ho fatto 3 mele d'oro, gente. Ah, hai altro oro per caso? Tano ce l'ha, se ce l'ha. Il lo sa. No. Tano, non fare il misterioso. Sì, ne ho un pochettino, ma non tanto, veramente. Una ventina ne hai ancora? Forse. Dai, dimmi il numero preciso. 22. Ok, riusciamo a farci altre 2 mele. Minchia. No, full vita no, però... Cazzo, hanno trovato altri diamanti, Pepo, Eren e Tech. Ho messo il mio cibo. Mela. Un'altra mela. Un'altra mela, buono. L'ho presa io, Volevi, L'ho presa io, Ma l'hai presa... Ci sono 2 mele. L'hai presa te perché io avevo l'inventario pieno. Dai, che schifo. No, fa culo. Ma dai, puttana. Da dove... Ma avevi mangiato la mela, vero? Sì, ho perduto il cuore di absorption, tranquillo. Ok. L'hai ucciso? Sì. Abbiamo 2 mele extra già. Devo prendere gli infarti, guarda. Tano, fai le altre 2 mele d'oro. Ok. Scherzo epico, ne abbiamo 34. Le altre 2 e dopo così ce ne avanzano... Sì, se ne mangi una, poi ce ne avanza una testa. E sta scendendo notte, mi sa che dobbiamo riscendere sottoterra. Ah, ok, sì, le faccio subito. C'è una sottoterra? A meno che voi non vogliate rischiare di correre in giro la notte. E che cosa facciamo? Andiamo giù e ci facciamo la stanza dell'enchanting. Ma se c'è un altro oro? Ma ci mancano le mucche. Trovate. Trovate? Sì. Sei serio? Sì, 3, 4. Che culo. Uccidi tutto quello che trovi. Ragazzi, mamma mia. Cagatemi un attimo. Prima di andare al PvP, basterà veramente tantissimo tempo. Quindi tanto vale tornare in caverna. No, ma va bene. A me interessava trovare le mucche. Sono qua. Possiamo riscendere. Ah. Ci sono delle mucche qua. Le sono uccise io e Matteo. Perfetto. Io aspetto che droppi qualcosa. Ok, uccisa. Ho 2 di pelle io. Tu? Io ne ho 2 anche. Quindi bastano, no? Sì. Intanto ne basta uno. Dobbiamo muoverci però. Raga, sta calando la notte. È notte. No, fatelo sottoterra, non qua. No, dove siamo? Dove sei, Tano? Qua accanto a voi. Ok, aspetta che prendo cose che possono servire. Questo, carbone. Prendi al volo, la pala. La redstone perché mi sta simpatica. Ma non posso prendere su tutto. Basta, scendiamo qua. Andiamo giù, tanto si può tornare al bello. No, c'è uno scheletro qui sotto. No. Non scendete, raga, aspettate. Aspetta, piano, scudo imparata. Ma vaffanculo, nel momento che mi sblocco. Ok, dai. Ma levato vita? Uno. Minchia, ma quanto danno fanno queste cose? Ma sbucci overpowered, scusate. Ok, raga, siamo di nuovo sopra la ravine. Possiamo fermarci qua e incantare. Tappiamo fuori, tappiamo qua. Tappiamo tutto, proprio. Ragazzi, ma se scendiamo dove eravamo prima, almeno 12 via. Mentre uno scava. Va bene così, intanto incantiamoci e poi ci pensiamo. No, va bene, guarda. Ma tutti ne abbiamo pochi, non penso che ci sia qui qualcuno che abbonda. Raga, abbiamo trovato land. Ho trovato la Stronghold. ma nelle casse della Stronghold ci sono. Ma no, ragazzi, loro se trovano veramente land con i Silverfish muoiono, Sì, loro, onestamente. Intanto sono full protection e mi faccio sharpness 3 prima di tutto. Aspetta, scusate, ma come faccio io a... Allora, ma come, veramente? L'oggetto... No, lo so, ma quella nuova non so come si fa. Allora, l'oggetto... c'è il lapis, semplicemente. Un lapis solo. Sì. Il primo mi dà protection 1, puntini. Ok, prendilo. Perché lì troverai protection. Cosa sono sti suoni strani? Infatti. È l'aspirapolvere. Aspirapolvere? È l'aspirapolvere di Matteo. No, non ce l'ho più. Ah, no? No. Che cazzo succede? Ragazzi, era un campanile quello. No, raga, la chestplate fa cagare.
Allora non incantarla, incanta qualcos'altro al posto della Chesspit. Vediamo. Proiectile il protection. Quello va bene, quello va bene. Che se ti becchi Eren che c'ha l'arco va bene. Posso fare anche proiectile il protection. No, i sandalino. Che schifo. I sandalini metto protection 1. Io ho protection su tutto, quindi al massimo se hai anche due projectile protection, uno lo dai a me, va benissimo, non è un problema. Vabbè, ho fatto tutto protection. No, ragazzi, veramente sono dei rumori strani, eh. Sì, anch'io li sento. Cos'è? No. Tipo metallico, tipo una campana, cos'è? Ok, io ho sharpness 3, gente. Non è normale, lo sapete? No. Eccolo, l'hai sentito? E forse sono i suoni della caverna? Blast protection. Ah no, quando si incanta, quando si incanta fa rumore. Ah, ma va, questa cosa non la sapevo della 1.10. Ma fa zoom, così. Oddio. Riga, allora mi spiegate come si fa la spada con enchanting and breaking 3? Dici come si chiama? Man, allora metti le spade incantate nell'anvil. Una sola spada. Allora, no, ne è una sola. Allora, vuoi il ferro? Il ferro sì, ce l'ho, te lo lancio qua. Ho una domanda da tuo esperto vanilloso. Dimmi. Per fare sharpness 3 mi serve un sharpness 2 e un 1 o due sharpness 2? No, due sharpness 2 ti servono. Non ce la farò mai. In come pratica... due sharpness 2? Sì, Teo, allora devi io prendere... Io ne ho fatta una con sharpness 1. Ok, ne hai fatto una con sharpness 1. Adesso ne prendi, ti crafti un'altra spada e la enchanti anche quella con sharpness 1. E quanto mi esce? Sharpness 2. Dopodiché ripeti la stessa cosa finché non hai un'altra sharpness 2. Okay. E dopo unisci anche quelle lì con sharpness 3. Quindi 4 spade praticamente devo fare. Esattamente. E avete un po' di ferro? Solo sto, ne sto minando altro. Quindi tutto mi serve esperienza, non lo nego. Knockback fa cagare, ok. Knockback fa cagare, cerca soltanto sharpness. Se non c'è sharpness, enchantati tipo il piccone. Ho fatto sharpness. No, enchantati l'armatura, tanto qualcosa l'ho trovato. Beh, l'armatura l'ha già enchantata, sai. O l'arco. C'è già una con sharpness 2 addirittura. Ok, quindi. prendila allora. Con solo due cose. Ok, adesso hai due sharpness 1 e una sharpness 2 adesso, vero? Due sharpness 1 e una 2, sì. Ok, adesso vai nell'incudine e fai sharpness 1 più sharpness 1. Ok, e poi faccio esce sharpness 2. 2 più sharpness 2. Metti prima le cose non utilizzate, così ti costa di meno. Davvero? Sì. Ah, non lo no, sapevo. Regalo, non ho abbastanza. Non hai abbastanza livelli? Quanti mi servono due livelli. Li facciamo quelli lì, tranquillo, li facciamo per strada. Sto scavando apposta verso il basso, così troviamo qualcosa. Va pure un campo di carbone, va bene, non fa niente, cioè. Bene, che episodio è questo? Il terzo, vero? È il quarto. È il quarto, sì, intendevo. Non è il quinto, madonna. È buono. Oh, cioè, no, il ferro non mi fanno meno nulla. Diamonds, anche tech. No. Ah. Tranquillo, ora scavo verso così, li trovo io i diamanti, altro che. No, ragazzi, se qualcuno ha un pezzo di carbone, sto cercando disperatamente. Sì, Tano, io non ho stack. Ma io sono... Ho bisogno di torce io. Mamma mia, come ho lasciato la lava, raga. Torci. Mamma mia, non potete immaginare, viva lo shift. Teo, morirmi così adesso. Teo, scusa, dove stai cercando il carbone che è qua? No, io voglio rompere un blocco. No, non lo rompere, mi serve per fare mezzo livello. È pieno, sta di qua, sta là dietro, vai dietro. No, oh, grazie. Che ma ne uno solo. Hola. Mi dispiace, serve anche a me. Tanto l'esperienza te la rubo lo stesso, non è? Vabbè, ma qua sono stato io prima. Qua sono stato io prima. Se c'è l'acqua... Cioè, l'acqua che asciuga la lava in questo modo è colpa mia. Sì, sì, prima qua ci siamo stati noi. Esiste, cioè, esiste, ma è infattibile, vero? Cosa? Sharpness 4 servono troppi... No, Sbucci ha preso danno! Vabbè, raga, ci sta. Direi, cazzo, ora. Anzi, meglio. Io sto provando a scendere nella ravine, gente. Ma c'è uno scheletro... Ma c'è uno scheletro sul trono, ma come lo combatto io? Vedo dell'oro qua in lontananza. Questa sharpness 3 mi sa molto di potente, ragazzi. È che come faccio io contro quello scheletro? Guardate come sbrilluccica. Ah, oh! Comincia a stringersi il bordo anche, raga. Davvero? Vediamo nel prossimo episodio. Ciao! Nel prossimo episodio andremo ad ammazzare le persone. Forse.